Il primo avvistamento alieno della storia umana risale addirittura a 1500 anni avanti Cristo, quando in Egitto, sotto il faraone Tutmose III, gli scribi raccontarono i dischi di fuoco che invadevano il cielo. Tutmose III, 1481-1425 a.C., è stato il sesto faraone della diciottesima dinastia dell'antico Egitto, successore di suo padre Tutmose II, e si presuppone che sia stato il primo faraone ad assistere a uno dei primi grandi avvistamenti UFO documentati e descritto sul papiro Tulli, che faceva parte degli annali della Casa della Vita. Questi annali erano dei rotoli di papiro dove si annotavano gli anni del regno di ogni faraone unitamente alla sua storia ed al suo destino. Subito dopo la sigla vi leggerò la traduzione integrale di questo eccezionale documento. Rimanete con me. Nell'anno 22 del terzo mese dell'inverno, nella stessa ora del giorno, tra gli scribi della Casa della Vita si è constatato che uno strano disco di fuoco stava volando in cielo. Non aveva la testa, il soffio della sua bocca emetteva un cattivo odore. Il suo corpo era lungo una canna e una canna di larghezza e non aveva voce. È venuto verso la casa di Sua Maestà e il loro cuore è diventato confuso e si prostrarono con la pancia. Essi andavano al re a segnalarlo. Sua Maestà meditava su tutti questi eventi che erano ancora in corso. Dopo diversi giorni passati, i cerchi di fuoco sono diventati più numerosi nel cielo che mai. Essi splendevano nel cielo più che la estesa luminosità del sole, ed estesa ai limiti dei quattro angoli del cielo. Potente era la posizione dei dischi fiammeggianti. L'esercito del re guardava con Sua Maestà in mezzo a loro. È stato dopo il pasto serale che si sono visti i dischi salire a sud, ancora più in alto nel cielo. Pesci e altri volatili piovevano dal cielo, una meraviglia mai vista prima, conosciuta dalla fondazione del paese. Inoltre, Sua Maestà ha ordinato di portare l'incenso per placare il cuore di Amon-Ra, il dio delle due terre. Inoltre, è stato ordinato da Sua Maestà che l'evento venisse registrato negli annali della Casa della Vita e venisse ricordato per sempre. Volendo quindi riassumere in due parole, in base a questa testimonianza, queste incredibili sfere di luce avrebbero stazionato nel cielo dell'antico Egitto per alcuni giorni. Ma va fatta una doverosa precisazione. L'autenticità del papiro Tulli è sempre stata messa in discussione, in quanto non è il papiro originale, ma un testo copiato. Infatti, durante una visita al Cairo nel 1933, Alberto Tulli, da cui questo testo appunto prende il nome, un direttore della sezione egizia del Museo Vaticano, avrebbe scoperto questo papiro interessante in un negozio di antiquariato. Il papiro però era troppo costoso per essere acquistato e Tulli ne fece una copia, sostituendo la scrittura ieratica originale con geroglifici. Un altro dettaglio che mette in dubbio questo documento è che nella descrizione non si fa il nome del faraone che ha assistito a questo fenomeno. Infatti si presuppone fosse Tutmose III.
Ma c'è anche da dire a favore che nel 1933 probabilmente nessuno avrebbe potuto e voluto descrivere un fatto del genere. Perché avrebbe dovuto farlo? E forse è anche vero che con l'esperienza di oggi, con migliaia di avvistamenti UFO veri o presunti, con molte pitture rupestre scoperte in tutto il mondo, con varie foto e video che documentano questi eventi, è forse fa optare per l'autenticità di questo documento e quindi dell'avvistamento UFO durante il regno di Tutmose III. Quello che voglio sapere da te è se conoscevi questo avvistamento, il primo avvistamento documentato della storia. E cosa ne pensi? Se credi sia possibile oppure pura invenzione? Fammelo sapere come sempre qui sotto nei commenti. E mi raccomando, se vuoi supportare questo canale, iscriviti e lasciami un bel like. Noi ci vediamo nel prossimo video.